Buongiorno, noi siamo qui oggi a cercare di pubblicizzare un evento che è quello del referendum che si terrà il 17 di aprile del 2016 sulla eventuale, insomma, concessione della trivellazione nei nostri mari. Fondamentalmente è stato indetto questo referendum. La cosa che dispiace sempre di più è quella di non aver legato questo referendum a un election day, quale è quella che si terrà nelle prossime amministrative da qui a poco, perché consideriamo che entro giugno si terranno le elezioni amministrative e quindi con un'ulteriore riduzione di costi o quantomeno di accorpamento di costi. L'importanza del referendum è soprattutto quella di andare a votare al referendum e quello naturalmente di mantenerlo in piedi. E poi sulle motivazioni è ovvio che capiranno tutti che in effetti votare sì per il referendum significa abrogare questa legge che vorrebbe estendere ulteriormente le concessioni petrolifere per continuare a, come dire, continuare a trivellare nei nostri mari con grandi rischi per l'ecosistema marino. E con tanti, diciamo, incidenti che accadono in tutto il mondo, francamente questa è una cosa che vorrei veramente molto lontana. Tra l'altro non bisogna, disconoscere che ormai bisognerebbe puntare molto sulle energie alternative, cosa che incomprensibilmente non si riesce a fare in un luogo come il nostro. Quindi noi siamo qui oggi per pubblicizzare questo evento perché tutti quanti vengano e capiscano l'importanza del referendum e che si impegnino ad andare il 17 di aprile a votare per il sì.